tantissime le donne che si sono date appuntamento alla stazione marittima di Napoli per parlare del ruolo che svolgono nella ricostruzione del paese. Uno o due giorni che si apre con la notizia di una particolare attenzione alle donne del sud da parte del ministro Fornero. E credo che il ministro abbia fatto e assunto degli impegni molto importanti che ci auguriamo naturalmente possa onorare, a partire dall'attenzione alle donne della FIOM che hanno chiesto un incontro, che forse rappresentano in questo momento un elemento di debolezza. E naturalmente, come abbiamo detto da qui, noi sappiamo che il diritto al lavoro delle donne, come quello dei giovani, sarà rispettato nella misura in cui ci sarà un quadro di rafforzamento dei diritti del lavoro di tutti. Le donne presenti a Napoli hanno voglia di reagire e lanciano idee e proposte. Ma noi chiediamo innanzitutto una politica che riconosca le nostro talento, le nostre capacità, che ci dia la possibilità di esprimerle, che al tempo stesso si faccia carico dei nostri problemi, dei problemi di tante donne che forse, se fossero ascoltati e se fossero risolti, si risolverebbero molte situazioni generali della vita del nostro paese. Archiviato il governo Berlusconi anche grazie ad un movimento partito da loro. Il governo Berlusconi non c'è più, siamo stati tra le protagoniste delle dimissioni, io credo, del governo Berlusconi. C'è stato un movimento di donne molto vasto, del quale anche noi abbiamo fatto parte, che ha chiesto con grande forza le dimissioni, perché ci ha colpito nei diritti fino a colpirci nella dignità. Il governo non c'è più, eppure i veleni, come dire, della stagione del berlusconismo sono, penso, ancora in parte, forse in circolazione. E adesso nessuno chiede più a loro di farsi da parte. Stiamo discutendo, io penso, temi cruciali per il futuro del paese, oltre che per i diritti delle donne, e quindi, insomma, bene questa grandissima partecipazione. Evidentemente c'è la consapevolezza diffusa che si tratta di questioni essenziali. Tantissime le donne che si sono date appuntamento alla stazione marittima di Napoli per parlare del ruolo che svolgono nella ricostruzione del paese. Uno o due giorni che si apre con la notizia di una particolare attenzione alle donne del sud da parte del ministro Fornero. E credo che il ministro abbia fatto e assunto degli impegni molto importanti che ci auguriamo naturalmente possa onorare, a partire dall'attenzione alle donne della FIOM che hanno chiesto un incontro, che forse rappresentano in questo momento un elemento di debolezza. E naturalmente, come abbiamo detto da qui, noi sappiamo che il diritto al lavoro delle donne, come quello dei giovani, sarà rispettato nella misura in cui ci sarà un quadro di rafforzamento dei diritti del lavoro di tutti. Le donne presenti a Napoli hanno voglia di reagire e lanciano idee e proposte. Ma noi chiediamo innanzitutto una politica che riconosca nostro talento, le nostre capacità, che ci dia la possibilità di esprimerle, che al tempo stesso si faccia carico dei nostri problemi, dei problemi di tante donne che forse, se fossero ascoltati e se fossero risolti, si risolverebbero molte situazioni generali della vita del nostro paese. Archiviato il governo Berlusconi anche grazie ad un movimento partito da loro. Il governo Berlusconi non c'è più, siamo stati tra le protagoniste delle dimissioni, io credo, del governo Berlusconi. C'è stato un movimento di donne molto vasto, del quale anche noi abbiamo fatto parte, che ha chiesto con grande forza le dimissioni, perché ci ha colpito nei diritti fino a colpirci nella dignità. Il governo non c'è più, eppure i veleni, come dire, della stagione del berlusconismo sono, penso, ancora in parte, forse in circolazione. E adesso nessuno chiede più a loro di farsi da parte. Stiamo discutendo, io penso, temi cruciali per il futuro del paese, oltre che per i diritti delle donne. E quindi, insomma, bene questa grandissima partecipazione. Evidentemente c'è la consapevolezza diffusa che si tratta di questioni essenziali. Stiamo discutendo, io penso, temi cruciali per il futuro del paese, oltre che per i diritti delle donne.
e quindi insomma bene questa grandissima partecipazione. Evidentemente c'è la consapevolezza diffusa che si tratta di questioni essenziali.